Anna, scappa! C'hai Herobrine dietro, ti sta cercando di uccidere, scappa! Fermati! No! Herobrine, perché te la prendi con lei? Che cosa ti ha fatto? Scappa! Scappa! Oh mio Dio, l'abbiamo fatto arrabbiare, colpa mia! È colpa mia, non avrei dovuto mai prendere la sua anima! Herobrine non è un mostro comune! Herobrine, perché l'ho fatto? Perché? Boh, tu di quello che vuoi, Anna. Secondo me abbiamo fatto un errore a far entrare Alex. Non mi sembra in grado. Sono arrivato. Senti, non potevamo andare da soli. Lo so, però è un cagato. Oh, non ti devi cagare addosso. Guarda che qui è pieno di roba brutta. Ma io so, Alex, cosa ti pensi che c'è? Cosa pensi che faccia? Ascolta, devi mantenere il sangue freddo e cercare di starci appresso. L'unica tanto cosa non che devi ti chiedo. Fare niente esatto. Di che, ok? Devi solo tirarci fuori. Va bene, ho capito, io vi seguo e basta. Ce l'hai il tablet per vedere attraverso i miei occhiali? Sì, eccolo, me l'ha dato Anna. Ok, ottimo. Allora, ti faccio vedere qua un po' il laboratorio. Tu ovviamente hai aiutato a costruire, in quello sei bravo, nelle cose coraggiose un po' meno, però a ognuno il suo. Abbiamo rinchiuso i primi. Vedi, in questo è Cartoon Cat, te lo ricordi sicuramente. Poi di qua abbiamo Sirenead, che attenzione perché è infame, ogni tanto si mette a strillare lo stesso. Poi di qua abbiamo la statua e lo Shy Guy, che sicuramente ti ricorderai, giusto? Sono famosissimi. Sì, ovvio che mi ricordo, questi qua sono i più famosi praticamente. Sì, anche Sirenead e Cartoon Cat, pur non essendo SCP in particolare, però sono mostri molto famosi. Direi di non perdere altro tempo. Esatto, stavo per dire questo, non rimaniamo troppo tempo là dentro, approfittiamone che sono tutti calmi. Venite. Allora, oggi dobbiamo andare vicini al laboratorio per il mostro del giorno, per la cella del giorno. Quindi direi di non perdere in chiacchiere e di uscire subito. Ma già hai visto quello che ti tratta? Ovviamente io non vado a guardare prima, so soltanto quello che c'è fuori e ho visto una cosa brutta. Ma quanto vicino, Lion? Abbastanza. È proprio... Allora, fatemi orientare un secondo. Sì, dovrebbe essere da quella parte, lo riconosciamo perché fuori c'è... È una cosa un po' strana, se c'è ancora, era bruttina. Ah, ovviamente, torce alla mano. Cosa fa? Ma sei impazzito a stare nel buio. Abbiamo ragione, non ero più abituato. Io ho molta paura adesso. Fai bene. Guarda che qui è Ragazzi, pieno di roba in giro. Cerchiamo di stare il più attenti possibile, perché oggi comunque abbiamo a che fare sempre con una persona che non è più abituata a ste cose. Giusto, Alex non è capace, figuriamoci, non era capace neanche nella vecchia serie. È tantissimo, infatti, ti figuriamoci ricordi? Adesso, povera creatura. Allora, fatemi cercare di capire, perché mi sa che ho sbagliato strada. Può essere che invece... Cos'è stato? Era un fulmine. È caduto tipo laggiù? Da quella parte? Dici che magari indica il posto? Può essere? Non ho la più pallida idea. Potrebbe essere. Ma è mai successo prima che indicasse un fulmine il posto? Tempo fa sì, cioè è capitato, può essere però. E mi sa che effettivamente indicava il posto, ragazzi, perché veniva da qua e vedo delle luci, mi pare che è qui. Sì, stai è qui. Stai attento, mi raccomando. È qui, riesco a riconoscerlo perché c'è questa struttura qui, questa croce. Ok, adesso capisco cosa intendevi per c'era qualcosa di strano. Esatto. È questa, cioè c'era anche prima quando io sono venuto qui a vedere, l'ho trovata e boh, è un presagio. E questo non è un buon simbolo, secondo me, è un presagio di morte. Sì, potrebbe essere sì, un presagio di morte. Di tombe qua intorno ne abbiamo viste altre, però una così grande no. Ma non sembra una tomba, perché quando c'è una tomba non è che metti una croce così rovesciata, cioè sdraiata, dico, non è al contrario, però comunque. E a te cosa sembra allora? Mi vengono in mente diverse cose, cioè si dice che la croce sia il simbolo di Herobrine, però Herobrine non è un SCP, quindi non credo proprio che c'entri niente. Andiamo, ragazzi. Ma ti immagini ci sia Herobrine? No, ma non è possibile. Uno alla volta, mi raccomando. C'è l'acqua, tutto ok là sotto? Tutto ok, potete scendere. Arrivo. Ok, uno alla volta, mi raccomando, non moriteci. Sto arrivando anch'io, eccomi qui. Ok, allora, io dico, entriamo subito senza perdere altro tempo perché già ci siamo fermati parecchio. È pieno di sangue qui, attenzione. Oh, mamma mia, bruttina, che successo? È bruttina. Sinceramente non mi mancava per niente questo. Lo so, ma purtroppo sembra un pochetto ci tocca. Più vecchia, perché il fuoco là fuori era spento. Sì, è vero, di quindi forse è vecchia. Noi lo troviamo acceso. Ancora non le abbiamo viste tutte quelle che ci sono intorno a casa, quindi può essere che ci sia da un po' più tempo. Alex, hai già un giubbotto antiproiettile? Sì, già me l'ha dato Anna. Ottimo, perché qui ce n'era un altro in caso ci dovesse servire. Discorta, io comunque lo prendo. Sempre, serve sempre, tienilo, mi raccomando. Qua ci sono delle ossa bruciate, carbonizzate. Questo non è un buon segno, di nuovo. È una cosa sventurosa, non può è un essere buon morte. Segno, però comunque le abbiamo trovate già altre volte, quindi non è che ci indica tanto. Venite, vediamo le altre. È un modello.
modello di cella che non ho mai visto prima. È molto strana, piena di arredi particolari. Grande, devo dire. Grande, sì. Grande, sembra parecchio. Sembra come se fosse vicino a un magazzino, perché guarda quante cose. È un altro cadavere. E qui è una cosa strana, vedete? C'è una specie di barriera con dei pannelli elettrici e anche un cartello di pericolo. Forse c'erano delle misure di sicurezza, tipo elettriche, che adesso sono saltate, capito? Perché qua è probabilmente distrutto. Sicuramente è stata danneggiata la cella, si vede. Quindi probabilmente anche le difese sono saltate. Sì, ma questo significa che è una cella speciale, cioè che conteneva qualcosa di molto pericoloso. Potrebbe essere. Venite, ci ma sono non due. Ma stiamo trovando indizi al riguardo. Ci sono due percorsi, uno sopra e uno sotto. Cartello SCP non ne abbiamo visto. Questo è un brutto segno, però da qui si vede la cella. No, non ci può. No, 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 raga, veramente? Cos'è? Ma non è possibile, scusa, non è un SCP. Questo è Aerobrain, raga, cioè è di spalle, ma io sono cioè chi è? Aerobrain davvero? Ma porca Dio. È lui davvero. Ma com'è possibile? Non esiste una cosa del genere. Non lo so, Anna, però svegliati, perché qua abbiamo un rischio grosso. Ma tu hai visto qua sotto? Hai visto qua sotto? Ho visto, sì, quello è l'altare di Aerobrain. E non è possibile che sia nessun altro. E ci sono anche dei pipistrelli. Vedo, è anche gente morta dentro. Pipistrelli, segno di Aerobrain. Sì, ma scusa, tu hai detto che non è un SCP, come fa ad essere qua? Beh, effettivamente non abbiamo trovato il label, senti, no, il cartello. Se per questo neanche Sirenead lo è. Infatti, è vero, eppure l'abbiamo visto, esatto. Bisogna fare massima attenzione. È più pericoloso. Bisogna fare la massima attenzione. Ci vuole cautela assoluta, perché è molto rischioso. Allora, abbiamo diversi apparati di protezione, tra cui ho trovato anche la tuta, quella lì, a protezione biologica. Questa la stavamo cercando da un sacco. Adesso non credo che ci serva, no. Quindi conservala. Contro Aerobrain non serve a niente. Stavo vedendo se c'era qualcos'altro. Macchinetta del caffè, questa la ricordo. E potrebbe essere addirittura un SCP. Sento toccare, ancora allora. Fulmini, adesso sì, iniziano a spiegarsi, sentito, perché sembravano da fuori, ma mi sa che li attira lui. È certo che li crea lui, Aerobrain fa fulmini. Questa infatti è una macchina del caffè, non so se ci serve, credo di no, sinceramente. Non è un SCP, vero? Guarda, fa il caffè, io ho un ricordo vago di un SCP che faceva questa cosa. Anche però io ho un ricordo vago di un SCP che fa il caffè, che è una macchinetta del caffè, non bere quella roba. No, però vabbè, non distraiamoci, perché il problema appunto fondamentale è Aerobrain che sta lì dentro, per qualche motivo. Non è possibile rinchiudere Aerobrain in una cella, ovviamente, quindi non so come ci sia finito lì dentro. Mi sembra strano, però proviamo ad investigare. Anche perché c'era tipo tutta quella parte elettronica, magari era per tenerlo all'interno dentro. Sì, può essere per tenere luminoso, soprattutto. Vedete quante luci ci sono, perché Aerobrain va tenuto alla luce. Non abbiano neanche smesso di funzionare. No, infatti, vedi? Fortunatamente no, Aerobrain va sempre tenuto illuminato, perché altrimenti lui nelle tenebre riesce a teletrasportarsi, a spostarsi, e questa è l'unica maniera per in qualche modo confinare il suo potere. Ho visto però che alle volte, avete notato che in base a come si gira si intravedono gli occhi che ha lui? Tipo a volte sì, io riesco a vederli, e invece a volte vedo bianco. Stavo notando anch'io, infatti non capivo. A Senti, volte brillano di bianco. Allora dobbiamo entrare, almeno due di noi devono entrare. Uno prima, Alex devi provare te, perché ma è tanto. Ma perché di nuovo io? Sei sacrificabile, scusa se te lo dico, però è la verità. Lion, io rimango qua su? Sì, hai una keycard, Alex, per aprire la porta? Sì, livello 2, ma basta secondo te? Allora aspetta un attimo, prova ma non entrare. Ok, nel caso si apre. Apri. Ma vado, No, serve quella di livello 3. Non ti voglio dare la mia keycard di livello 3, ma non ci penso proprio, perché apri, tu mi muori. Te la perdo. Te la apro io, tu entri. Se no gliela apro io. Ok, così io posso rimanere alla finestra a guardare. Esatto, okay. Io rimango qui, va bene? Ok, allora sei pronto, Alex? Dimmi sì, quando ci pronto, sei. Ho veramente paura, Ok, dimmi quando aprire. Certo che è rischioso, è ovvio che è rischioso, ci avevi il dubbio anche. Ok, pronti? Apri, Anna, Alex, entra, ma vado. Non muoverti. Entra e stai proprio dentro, okay, al pelo. Ok, no, c'è una doppia porta. Ok, molto buono. Allora, state pronti, aprite, ma Alex deve soltanto entrare, ma non fare nessun passo, soltanto appena dentro. L'ho capito. Ok, vai, Anna, e tu ovviamente vado. Non entrare, Ok. Ecco, mi sono rientrato. Lo vedi, Alex, davanti a te? Quanti blocchi di distanza? Sì, saranno 2 o 3 blocchi, penso. Ok, non ti cagare addosso, amico mio. Lion, ti sento molto spaventato. Per aprirgli la porta, ok? Va bene, se dovesse essercene bisogno, sì. Non so se rimarrà vivo il poverino. Ma io cosa devo fare? Allora, vai, vedi il cadavere che c'è? Quello con la testa mangiata e anche il costato. Sì, lo vedo, mi avvicino a quello. No, aspetta, potresti dover passare troppo vicino a lui. Provaci. Nel caso scappi. Mi sto avvicinando, sto letteralmente okay, sotto di te ancora. Ok, bravo. Adesso vai, bravissimo. Allora, stai attento. Ascoltami bene, nel caso dovessi attaccarti, non so se hai speranza se ti attacca Aerobrain, però per ora ti sta solo guardando. Sono terrorizzato, non dirmi così. Allora, prova ad andare, avvicinarti a lui lentamente, ok? Piano. Ok, mi avvicino, passo da qua.
Sì? Sembra, cioè, sembra che non sta facendo niente, o sbaglio? Non ti sta neanche guardando al momento. Avvicinati ancora di un passettino, poco. Oh, è rischiosissimo. Lentamente, dobbiamo capire. Lion non è sicuro. No, neanche secondo me. Prova ad avvicinarti ancora un po' di più, Alex, da lui. Oh, strano Lion. Però, eh. Stai avvicinando Lion, tantissimo. Paura, eh. Ma io, cioè, noi potremmo anche entrare, però io ho paura che se entriamo qua, questo magari si sveglia e mi attacca a me. Vorrei assicurarmi. Prova ad avvicinarti. Ah! Lo sapevo! Che oh mio Dio! Sentite, anche un fulmine si è scatenato appena l'ha ucciso. Alex sta proprio. Ed è sparito, però, Herobrine, eh? Come è sparito? È sparito via, è andato via. Ok, allora, Alex, ti ricordi la strada per tornare qui, sì? Sì, sto arrivando, sto uscendo adesso dal laboratorio. Ottimo, allora, tu ti andrai a posizionare lì. Camera. E ti rimetti proprio nella stanza da dove io stavo guardando, quella con il vetro. È chiaro? È importante. Ok, ho capito, ma come faccio ad entrare? C'ho il livello 2 e basta io. Spacchi, a manate, ok? Non ti preoccupare. Ok, va bene, non ti preoccupare. Ok, ok, vado là. Ma adesso ci sono tutte le sue cose. Lasciamole per terra, non ci servono. Noi, io e te, Anna, dobbiamo entrare e seguirlo, perché lui ha attraversato la porta dimensionale, come fanno un po' tutti i mostri che stiamo trovando, a quanto pare. Sei pronta ad entrare, Anna? Sono prontissima, però mamma mia, stavolta veramente ho paura, Lion. Allora, Alex, tanto. Ascoltami bene, ti lascio il tuo tablet, quello con cui guarderai attraverso i miei occhiali. Te lo metto qui dove sei morto, ok? C'è tu anche entri. La portal gun, mi raccomando, Alex. Mi raccomando. Vabbè, io sto già qua, adesso devo spaccare messa la porta. Se sì, no, come faccio ad entrare? Sì, sì. T'ho già detto di farlo, Alex. Che cacchio dici? Okay, scusami, io sto facendo, sto entrando. Ecco, mi sto qua io adesso. Andiamo, Anna, veloce, forza. Ok, io sto arrivando, ci sono. Ok, io sono dentro e ci stanno un paio di cose che nuove. Questo è una cella nuova, questa, che non abbiamo mai visto prima. E posso però attivare. Ok, è partito. Già partito. Ok. Ok, adesso dovremmo mamma mia, essere. È una struttura assurda, però, questa. Dovremmo arrivare a momenti. Eccomi, ci che siamo? Ci sono. Ok, sempre torce in mano, Anna, mi raccomando. Certo, tranquillo. Questo è un altro posto, guarda. Sì, siamo lontani da zone che abbiamo già visto. Alex. Si vedono palazzi distrutti, però non così distrutti come l'ultima volta. Oh, attenta! Alex, riesci a vedere dagli occhiali? Hai preso il... Che cos'è successo? Mi è passato Herobrine a fianco. Anche Anna è stata tipo bruciata dai fulmini. Sono occhio. Sono quasi morta, sono rimasta con un cuore, Lion. Mangia, ce l'hai del cibo da mangiare, Anna? Ce l'ho, tranquillo, ce l'ho del cibo. Sempre torce in mano, attenzione, perché qui va a finire che andiamo al baretto, ci moriamo qui possibilmente. Lion, ho dimenticato di mettere anche il portale per uscire dalla cella. Non fa niente, dai, preoccupiamoci di una cosa alla volta adesso. Allora, fammi guardare un secondo con il mio detector per capire dove è la direzione giusta verso cui dobbiamo andare, perché sinceramente io non ne ho idea. Non mi piace questa situazione, non mi piace proprio. Potrebbe essere di qua magari, mi sembra. Sì, sì, qua suona. Okay. Oh, attenta, Lion! Evitalo. Evitalo quando fa così, evitalo. Alex, Lion, ma tu vedi, sì o no? Sto cercando di venire proprio addosso. Stai attenti, sembra che vuole attaccare, mi sta attaccando. Si butta sopra con i fulmini, è pericolosissimo. Herobrine ti ammazza, non è che c'è niente da fare. Se ti vuole uccidere, questo ti riesce ad ammazzare subito, Anna. Mi bisogna stare attenti. Stare attentissimi. Senza contare che comunque non puoi neanche fermarlo con la portal gun. Non credo proprio, guarda. Anche perché la mia è sempre impallata, non riesco mai ad usarla, non so ma perché. Ma perché? È come se qualcuno te l'abbia manomessa. Proviamo ad entrare in una delle case, vediamo se abbiamo fortuna e troviamo subito la sua anima. Tu, Alex, sai che cosa stiamo cercando qua dentro? Hai un po' di informazioni? Sì, niente, me l'hai detto. È una specie di anima, qualcosa, un gettone, non so sì, cos'è precisamente. È una specie di gettone, però rappresenta l'anima del mostro. Io non so niente. Se Herobrine ce l'ha. Però Lion, penso di sì. Ci sono pipistrelli? Li vedo. Vieni con me, per ora niente, Ti continuiamo a cercare. Mi chiudo le porte alle spalle, che non si sa mai. Vieni con me, ci dovrebbe essere un piano 2 qui in mezzo. Cosa hai fatto, Anna? Perché l'acqua è caduta dalla fontana qui? Non lo so, io solo ho messo una luce, l'acqua c'era già sul tavolo. Ma è caduta. Ah, ok, perché hai messo la luce? Vieni, dove sei? Non rimanere da sola. Sono dietro di te. Ok, sveglia, mi raccomando, stai attenta. Sono vigile per quello che posso, Lion, sono terrorizzata. Faccio un altro controllo. Allora, siamo vicini. Attenta! No, attenta! Vieni via, se da fuoco la casa alla fine! Spegni i fuochi. È difficile qui, stai bisogna bene? Stare attenti. Sto bene. Ma da quello che vedo è stra aggressivo, ma perché? Herobrine è cattivo, comunque noi l'abbiamo visto in tanti mondi, in tante circostanze. Però di base Herobrine è comunque sempre stato un mostro pericoloso. Non è tranquillo, non è pacifico, anzi, ma al contrario. Ma sembra veramente accattivito, capito? Forse perché sa che noi stiamo cercando di imprigionarlo. È quest'anima probabile, lo imprigiona. Vuole cercare di fermarci. Allora, in questa casa mi sembra comunque che non ci sia niente, quindi dobbiamo provarne una successiva.
sempre andando nella direzione giusta, cioè verso quella specie di edificio. Da dietro. Strano, spiovente, aspetta. Ecco, di là. Il coso suonava di là. Proviamo noi questa rossa. Siamo entrati in questa viola, proviamo in quest'altra. Ok, seguimi, che ci sono pipistrelli ovunque, quelli rappresentano che c'è lui, te. Bisogna stare attenti, proprio attentissimi. Torce sempre in mano. Mi chiudo le porte per quel che vale. Alex, tu inizi a preparare per quando noi usciremo il portale arancione, mi raccomando, lo metti per terra. Mi ha insegnato Anna, non ti preoccupare. Non per terra, sul soffitto, attenzione Anna! No, ci moriamo qui. Ci moriamo. Non pensare a me, pensate a voi più che altro. Lo so, ma tu sei la nostra via di fuga, quindi sei abbastanza importante. Guarda come sbatte! Hai visto? Sta cercando di impedirci di uscire. Sta tipo cercando di farci spaventare anche, stai attenta. Ci sta riuscendo, non so te. Maledetti pipistrelli schifosi, guarda che infame che è Robrain con le sue mostri e le sue... Guarda qua, la casa sta bruciando, Anna, ma di brutto. Oh mio Dio, ce la facciamo a fermare il fuoco, guarda qui. No, sta bruciando molto più velocemente del normale. Che è meglio, cioè, se no morirete anche voi tra le fiamme. Ah, certo che me lo stai dicendo proprio con un tono preoccupato per me, guarda, mi immagino quanto... Dai, non usciamo da qui. Vieni, Anna, dalla finestra, proviamo la prossima, questa mi sa che non era. Dobbiamo andare di qua se non sbaglio, vieni. Seguimi, mi vedi? No, sono caduto dall'altra parte della cosa, Anna, siamo separati. Ti raggiungo io, non ti preoccupare. Va bene, intanto io guardo dentro questa casa, magari abbiamo fortuna. Non vorrei esserci già entrato qui. Prova a dare un'occhiata. Ma siamo già... Vetro rotto, altro vetro rotto, attenta. No, esci da qui, vieni via. Da qui, Anna, dal vetro, spacco io. Vai, esci da qui, bravo. Ok, allora. Ok, qui a destra, vai a destra. Ok, ti seguo, corri. Attenta, dai, attenta! Anna! Attenti, correte via! Ce l'avevo addosso, tipo, ma super addosso, proprio per un attimo. Ma tolto mezza vita! Aspettami, ok. Secondo me bisogna ricorrere di nuovo al detector, dobbiamo capire dove... Prova, dovrebbe essere, non lo so, una qui di queste due. Qui è questa, sicuramente. Ok, vai. Ha suonato vai. A manetta, è questa qui. Vediamo, ti prego. Dimmi che è questa. Non lo so, perché di casse non ne vedo nemmeno. Non voglio dividerci perché è pericolosissimo, rischiamo di più. E sinceramente mi basta il rischio così. Vieni Anna, su per le scale, proviamo di sopra. Vai. C'è un buco al centro. È buio, bagno. Pesto. Tu tieni sempre le torce, mi raccomando. Guarda che ci moriamo se non c'è buio. Non ti preoccupare, sto illuminando. Siamo spacciati, ti dico solo questo. Qui non niente. Ci sono casse, prova lì. No, c'è un altro bagno. Però mi sa che le scale continuavano. Dove stavano? Non mi trovo più, aspetta. Fate in fretta, mi raccomando, mi sa che vi sta per riattaccare di nuovo, Dove erano le scale? Eccole, le scale, Anna, veloce. Prova, sali. Veloce, non fermiamoci, ok? Vai, ti seguo. Anche perché se restiamo troppo tempo questo diventa sempre più aggressivo. È enorme questa casa. Stiamo calmi, ma allo stesso tempo... L'ho trovato, oh! Anna. L'ho trovato. Oddio, si stanno spaccando i vetri, Lion. Attenzione, vedo buio, aia, dolore. Lion! Attenta, dietro di noi, vai. Qua c'è la finestra. Rompi. Dovete uscire. Non possiamo uscire. Vai, attenta, buttati piano, così. Vai. Ok, allora adesso è facile, dobbiamo soltanto tornare indietro, dobbiamo tornare verso dove siamo entrati. Verso la fontana, vai dritto verso di qua. Attenta, Lion! evitalo, è arrabbiato adesso, è molto arrabbiato. Giustamente. Corri, abbiamo la sua anima. Non ti fermare neanche tu, che ce l'hai dietro, mi sa. Sento i suoni. O forse davanti adesso, non te lo non so lo dire. Non lo so, sto vedendo fulmine. Attenta, evitalo. Dobbiamo farlo calmare un attimo per poi poterci mettere il portale. Perché se mettiamo adesso il portale, il tempo che entriamo entra anche lui. E ci segue e ci ammazza. Facciamolo calmare un attimo. Tu mangia, non ti esporre a Tranquillo, prendere danno. Tranquillo, mi sono curata, sto bene. Rimanete nascosti, state attentissimi. Siamo nascosti, non è la parola giusta, direi. Siamo in mezzo al niente, però stiamo fermi in modo da non farci notare più di tanto. Sembra calmo. Guarda quanti pipistrelli ha buttato in giro, è pieno dappertutto, hai visto? Là, lì, in mezzo alla strada. Hai visto che ha trasformato anche alcuni maiali, li vedi? Ti calmi, che cacchio c'hai? Oh, Lion, se ricomincia non possiamo più uscire, che stai aspettando ancora? Cosa vuol dire calmati? Che vuol dire calmati? Allora, Lion, abbiamo rischiato di morire tutte e due per ben due volte. Ho capito, lo rischiamo tutte le volte. Ma calmo. Cioè, non è che è una cosa strana, succede sempre che ci moriamo. Anzi, è strano che non sia ancora morto nessuno. Ma stavolta Alex. È assurdo. Ok, allora adesso usciamo, tranquilla. C'ho l'anima e lui è tranquillo. Metti il portale per terra e andiamo fuori. Ok, lo posso mettere qui? Sì, dove ti pare, insomma, mettilo. Ok, bravo. Ok, di qua è tu pronto, Ok, vai Anna, entraci tu per prima. Ok, sto andando, ci sono. Ok, e adesso vengo anch'io da te, Anna. Lui stava di nuovo arrabbiandosi, ho sentito dei tuoni, dei fulmini in giro. L'ho sentito anch'io mentre passavo. Attenzione, qua dentro non è riuscito, la porta è sparita, questo succede spesso. E
dobbiamo portare velocemente passato, il coso. Però se la, se la porta è sparita, lui è passato. Andiamocene, portiamo via la, il nostro aggeggio. Andiamo via che è meglio, guarda. Sì, 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 sì. Fidati. Non hai ripiazzato la porta qui, tu dovevi ripiazzarla. Scusami, c'hai ragione. Dovevi, oh, molto grave. Molto grave. Scusami, la ripiazzo, eccola. Molto grave. Temo questa cosa. Temo che ormai sia tardi. Ma no, potrebbe essere uscito. Non penso. E che ne sai, tu eri lì cagato addosso a guardare nello schermetto mio. La porta mio. Di legno è sparita, lui non c'era più. Sei un danno, guarda, io lo so. Questa è la mia prima volta. E allora facciamo danno, no? Liberiamo Aeroplane. Inizia a scavare. Mannaggia te, mannaggia. Dai, magari non è scappato, è ancora lì dentro, capito? Ah, sì, sì, confidiamo sicuramente su questa cosa. Sarà sicuramente lì dentro ad aspettare, non sarà uscito. Ma guarda, fin tanto che noi abbiamo il token, lui in teoria dovrebbe seguirlo, perché lui è attratto, quindi se noi lo mettiamo subito in prigione, forse facciamo ancora in tempo a imprigionarlo. E dobbiamo sbrigarci, se no potrebbe attaccarci anche quando siamo per strada, giusto? Sì, però serve una prigione particolare per Aerobrain. Appunto, dovrei costruirla tu, Alex. Non credo che una cella normale la ferma. No, ovviamente non basterebbe. Sì, serve sì, una mi cosa... dici come vuoi farla e la faccio. Cosa sono sti suoni? Cosa senti? È un rumore tipo un tipo vento, ma non c'era prima, cioè è strano che si io senta. Io non sento niente. Lo sento io, lasciami perdere, lo sento io, tipo Lion, raggiungici per favore, non rimanere giù, sali. Alex, vieni anche tu, veloce sì, però, sì, dai. Facciamo in fretta, facciamo in fretta. Che dobbiamo fare la gabbia prima che sia troppo tardi.